determinanti nel non fare il risultato, oppure come non nocivi. Quindi, se non sono nocivi, fanno parte di che cosa? Dello stile personale dell'atleta. Se invece vanno ad inficiare il risultato, parabola troppo alta, puntata a braccia, unite, chiusura fatta, non come questa qui, perché questa qui che avete visto per voi, questa è una chiusura pericolosa, però non è una pericolosa fare questa, però è pericolosa, che se lui non ammortizza e non fa la chiusura ascendendo, rischia di sbattere la faccia contro, ma rischia di sbattere la faccia, però il risultato lo fa. Invece l'altro che arriva e mette prima il piede sinistro, poi mette il piede destro, poi si gira, quello va ad inficiare quello che è l'aspetto del risultato. Quindi su questo dobbiamo essere bravi a vedere e a correggere, e sono cose che vedremo poi praticamente, poi domani vi faccio vedere come funziona. E dobbiamo avere sempre questo filo rosso della tecnica. Adesso andiamo un pochino più sulla specialità, così cominciamo a vedere quali sono le peculiarità di chi allena questa specialità, cioè che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo avere. Così chi di voi avrà voglia e avrà la passione di iniziare ad allenare i salti di estensione, o i salti, perché io alleno i salti, poi ci sono le specializzazioni, comincia a capire bene qual è l'aspetto che deve, cioè gli aspetti più importanti che deve avere. Allora, i fattori principali che determinano la prestazione in tutti i salti in generale, ma specialmente nei salti in estensione, sono la velocità di uscita dall'ostacolo e l'angolo di proiezione all'ostacolo del centro di massa. Angolo di uscita all'ostacolo, non, cioè velocità di uscita all'ostacolo, non velocità di entrata. È chiaro che è importante avere un'altissima velocità, il saltatore deve essere molto veloce, però è tanto più importante conservare questa velocità nello stacco, perché se io non la conservo nello stacco e la perdo perché punto, perché vado troppo in alto, alla fine non otterrò grandi risultati. Io devo essere bravo, dovrò essere bravo tecnicamente a perdere minore velocità possibile allo stacco per far sì che la velocità di uscita, cioè quando io abbandono la tavoletta, sia la più elevata possibile. Questo è quello che qualifica il risultato. L'altra cosa che qualifica il risultato insieme a questa, che cos'è? È la proiezione del centro di massa. Voi sapete che per avere la gittata più lontana possibile, voi dovete avere un angolo del proiettile, in questo caso, mettiamo che stiamo sparando un proiettile, di 45 gradi, giusto? Questo è il terreno, io devo avere un angolo di 45 gradi. Sparo un proiettile con una pistola, all'angolo di 45 gradi, con la parabola che fa il proiettile, va più lontano possibile. Se io sparo così, va più vicino. Se io sparo così, va più vicino. Perché la parabola sarà troppo alta, oppure l'altra parabola sarà a un certo punto troppo bassa. E quindi io vado a ridurre quello che è la gittata del mio proiettile. 45 gradi nel salto in lungo è impossibile avere, o almeno la si può avere, con una grandissima perdita di velocità. E ora vi dico subito che le velocità, gli angoli ottimali, cioè ottimali, l'angolo ottimale sarebbe 45, ma noi non possiamo avere, perché è troppo elevato e l'atleta non ce la fa lo stacco con quelle velocità ad avere questi. Dovrebbe farlo con, andando molto più piano, quindi fa gittata che però non ha propulsione dietro. Sapete quali sono gli angoli di proiezione del centro di massa dei nostri migliori atleti? Vanno da un minimo di 19 gradi a un massimo di 24-25. Quello che ha avuto un angolo di proiezione al centro di gravità, naturalmente poi ottenendo grandi risultati, più elevato di tutti, 24.9 gradi, è un certo Robert Emian, che tuttora detiene il record europeo di salto in lungo, almeno ex russo. Gente come Carl Lewis, per esempio, che era fortissimo pure lui, saltava con un angolo di proiezione di 19-20 gradi, quindi molto più basso, però era molto più veloce, perché poi attenzione, io posso raggiungere lo stesso risultati elevati avendo angoli di proiezione del centro di massa più bassi, ma ad altissime velocità, angoli di proiezione del centro di massa più grandi a velocità più basse. Se Carl Lewis avesse saltato, come faceva lui, velocità d'entrata di 11 metri al secondo e con l'angolo del centro di massa di Emian, avrebbe fatto 9,20-9,30 di salto. Perché Emian entrava a 10,40 al secondo. Lewis a 11 metri. Emian aveva un angolo di proiezione al centro di massa di 24,9, Lewis di 21,20. Quindi per questo tutte e due poi nel salto migliore hanno fatto 8,88, 8,90.
dico come, hanno ottenuto lo stesso risultato, uno con un angolo superiore, l'altro con una velocità superiore. Se si univano le due cose, saltava, uno dei due saltava 1,20 m, 1,20 m. Ci siamo? Capite il concetto? E questi sono i due parametri più importanti per determinare la prestazione. Naturalmente tutto questo deve essere fatto con che cosa? Con quello che ho detto prima, che dobbiamo tenere sempre qui, con il filo rosso della pelle, con una tecnica appropriata. La rincorsa. Adesso, tutto quello che vi ho detto prima, no? Che quando io stavo parlando prima, sono convinto che qualcuno di voi, perché lo si fa e lo fanno, anche in altri corsi non lo fanno, avrà detto, mazza questo quando è sborobio, cioè fare il salto in lungo ci vuole tutto, è fenomeno, hanno inventato il salto in lungo. Questa è la rincorsa. Bene, la rincorsa dobbiamo tenere presente, avvio, la lunghezza, la decisione, la velocità, la tecnica di corsa. Avvio, come lo facciamo partire? Come parte il tempo il salto in lungo? Piedi. E questo va bene, non lo facciamo partire da seduto. E poi, come avete visto le partenze, cerchiamo di interrompere un po' così, con busto in avanti va bene, ma poi viene chi col piede sinistro, a seconda se il piede si stacca o meno, a volte niente, poi da fermo, poi vedete, tre che si mettono lì e parte, altre tre che fanno più passeggini e poi parte altre tre e poi parte. Dipende dalla loro necessità di rinforzo, non è una questione di rinforzo, perché quando parto da fermo, voi guardate gli atleti che partono da fermo, guardate che pure saltiamo, si mettono lì per saltiamo, c'è sta cosa, chi parte sempre lì e fa perso. Anzi, è assurdo da fermo per certi versi, secondo me. Perché noi dobbiamo tenere presente, se un atleta sviluppa la velocità troppo presto ed è molto molto contratto, allora dobbiamo far partire col preavvio, così parte più decontratto. Se un atleta ha un bel senso ritmico e tutte le volte che stacca ci stacca preciso, lo possiamo far partire col preavvio. Se un atleta invece ci fa sempre nullo, non riesce mai a sviluppare bene la rincorsa, dobbiamo far partire da fermo, perché quando parte da fermo è sicuro di partire su quel segno. Quando parte col preavvio è chiaro che partirà due dita prima, mezzo piede prima, mezzo piede dopo. Quindi ci sono tutte queste situazioni. Quindi come sviluppa la rincorsa? È preciso, non è preciso, corre in decontrazione, corre molto contratto, sviluppa subito la velocità, la sviluppa in modo più tranquillo. Quando Andrew è arrivato secondo a Osaka, sapete Saladino di quanto non ha fatto nulla dopo una rincorsa di 51 metri? Sapete per quanto non ha fatto nulla e quindi per quanto Andrew non ha vinto la medaglia d'oro? Un centimetro e nove. Quattro millimetri. Quattro millimetri. Meno di mezzo centimetro. Tant'è vero che io lì per lì ho visto che non era nulla perché il segno non l'ho lasciato, però avevo detto che è stato nulla, invece non l'ho lasciato, 4 mm. Tant'è vero che poi in televisione il salto rallentato di Saladino dove faceva vedere il piede, perché il piede l'ha fatto vedere a tutti quanti, ma quello di Saladino non l'ha fatto vedere, perché avevo paura che forse era nulla e diciamo adesso non facciamo rivedere il piede, va a finire che è nulla, allora nel dubbio non l'hanno fatto rivedere, ma poi non l'abbiamo rivisto, 4 mm. Questo dopo 50 metri di ha messo il piede a 4 mm da lungo e 4 mm ti dà la medaglia d'argento o la medaglia d'oro, ti dà il titolo del mondo, il titolo di vicecampione del mondo, oppure ti dà il titolo di nulla, perché tu quel salto facevi tutto, può darsi che eri 4 e stavi 4 e non prendevi neanche la medaglia. E questa è solo la fase iniziale, la prima partenza. E poi abbiamo che cosa? La lunghezza. Quando deve essere lunga? Allora, cominciamo a dire un po' di cose importanti. Un ragazzo, un giovane, deve avere una rincorsa più lunga o più corta di una tre di volte? Corta. Corta, bravo. Perché? Perché spingono tutta l'energia nello stacco con il lontano. No, ma dipende sempre dalla persona che sa. Bravo, ragazzi. Cominciamo a rendere interessante la lezione perché così cominciamo a ragionare da tecnici dei salti. Bravo, mi piace. Allora vi faccio una domanda, ve la pongo in un altro modo. Un giovane, secondo voi, è più veloce o meno veloce di
di un atleta evoluto, naturalmente a parità di condizioni, perché se uno ha 15 anni, ha 10 netti sui 100, non esiste uno di 15 anni che ha 10 netti sui 100. Però Porte era uno che a 17 anni correva i 200 in 19,98, anzi 92, quindi 18 anni